Leonardo e la divisione Cyber Security Solutions nella quale opero investe in ricerca e sviluppo e in tecnologie altamente innovative quali l'intelligenza artificiale, il deep learning, il digital twin e la cyber resilience. Leonardo, come arriva allo sviluppo di queste soluzioni innovative? Ci arriva attraverso l'investimento in ricerca e sviluppo, quindi con le persone e le professionalità che animano i nostri laboratori, piuttosto che con la cura della filiera di partner, piccole e medie imprese a carattere innovativo e molto specializzate, ma anche grazie a collaborazione con centri di ricerca, centri di competenza e università. Il porto è un ecosistema particolarmente complesso, costituito da molti stakeholder, e quindi l'abilità e le capacità che deve sviluppare un'azienda tecnologica come quella di Leonardo è quella di sviluppare prodotti, ma anche misurarsi con l'ambiente nel quale va ad operare. Parlando concretamente di quello che Leonardo realizza in ambito portuale, diciamo che abbiamo una suite di gate automation che permette il tracking di persone, mezzi di transito ai varchi portuali. Qui a Genova stiamo realizzando una soluzione proprio in quest'ambito e collaboriamo storicamente con stazioni marittime con una soluzione di check-in al terminal traghetti. Sviluppiamo quindi anche soluzioni e piattaforme per la dematerializzazione e la digitalizzazione di processi portuali, realizzando soluzioni a 360 gradi oppure andando a innestarci in soluzioni già presenti presso clienti. Sviluppiamo innovazione anche attraverso piattaforme di intelligenza artificiale e deep learning. Queste ci permettono di valorizzare il dato e essere sempre sulla frontiera delle nuove tecnologie. Non può mancare nel portafoglio Leonardo anche Digital Twin, quindi riteniamo che il modello digitale sia la base sulla quale far circolare i dati, raccogliere i dati dal campo e rendere disponibili per soluzioni da sala di controllo. Con SC Quadro e X2030 appunto indirizziamo anche soluzioni di global monitoring e per finire indirizziamo anche soluzioni di cyber security che dà appunto il nome alla divisione nella quale opera. A Chieti abbiamo realizzato un Global Cyber Security Center che costituisce un SOC, quindi un Cyber Operational Center di tutto rilievo in ambito nazionale, ma partecipiamo anche a livello internazionale ed europeo per proteggere le infrastrutture critiche, quali quelle dei porti. Okay, osserviamo che i porti e le città che ospitano i porti e che si affacciano sul mare sono diventati punti di riferimento e di atterraggio per i cavi sottomarini. I porti quindi sono un crocevia di merci, persone, ma anche evidentemente di dati. Leonardo in quest'ambito sviluppa soluzioni di telecomunicazioni narrowband, quindi per applicazioni tipiche mission critical e con grande qualità del servizio, ma anche è orientata allo sviluppo di telecomunicazioni a larga banda, quindi il 5G per esempio, e una piattaforma MCX che fonde, diciamo, e gestisce reti di vecchia generazione a quelle di nuova generazione.